Cinema, cinema, cinema e ancora cinema. Tonino Pinto saluta in diretta dal Festival del Cinema di Cannes, dal Palazzo del Cinema del Festival del Cinema di Cannes. In realtà io sono in un'altra location, ma poi ve lo dico. Gli ascoltatori della newyorkese Radio Free Station, la potente radio web degli italiani nel mondo. Ecco, siamo arrivati ad una conclusione di un'edizione, questa 72esima di Cannes, piena di sorprese e soprattutto piena del successo dell'unico film italiano in concorso, che è Il Traditore di Marco Bellocchio, con uno straordinario per Francesco Favino. Pensate, oltre 13 minuti di applausi, questa è la proiezione del pubblico, quella che conta in effetti, e poi un debutto nazionale in tutte le sale cinematografiche, che è secondo soltanto al blockbuster americano Aladdin con Will Smith. E quindi è anche un bel risultato sotto un profilo, diciamo così, che completa anche l'operazione coraggiosa fatta da Rai Cinema. Ma il nostro ospite, come avevamo annunciato anche nei giorni scorsi, è anche affezionato al nostro programma, oltre che essere un amico. Io sono in questo momento non dal Palazzo del Cinema, ma dalla prestigiosa sede del TG1 a Cannes, quella che governa da 37 anni l'inviato Vincenzo Mollica, insieme con Paolo Somaruga e con i suoi collaboratori al montaggio e alle riprese. Detto questo, ecco Vincenzo Mollica con noi. Allora, Vincenzo, come ti è sembrato innanzitutto il film di Bellocchio? Il film di Bellocchio è un film straordinario, coraggioso, splendido sotto il profilo cinematografico, ed è una pagina importante di storia italiana che viene ricostruita con grande rigore, con grande temperamento, con grande con un senso drammaturgico molto importante. Ha detto bene Marco Bellocchio quando ha detto che questo film è un libro di storia che i bambini, che i giovani, tutti i giovani dovrebbero guardare per non dimenticare, e i grandi per non dimenticare, perché è un film davvero straordinario, importante. Racconta la storia del primo pentito di mafia, che è Masino Buscetta, come si faceva chiamare lui, e il quale, grazie alla bravura del giudice Falcone, rivelò per la prima volta com'era la struttura della mafia. Insomma, fece con dopo il maxi processo di Palermo andare in galera 400 persone, grazie al suo pentimento, perché così è stato, e grazie alla bravura e all'abilità del giudice Falcone. Straordinario, davvero straordinario, è un'interpretazione da Palma d'Oro, e sicuramente quella di Pier Francesco Favino, che nei panni di Masino Buscetta è davvero formidabile. Ne ricorda perfettamente la voce, l'andatura, i movimenti, insomma, l'ha studiato per veramente in maniera ottima. Tutto il cast è prestigiosissimo, tra tutti cito anche Luigi Locascio nei panni di Totuccio Contorno, e anche lui è veramente è da considerare uno dei film più belli, più alti, fatti da Marco Bellocchio sicuramente nella sua lunga carriera. A noi non ci resta che sperare in un palmarès. Voglio soltanto ricordare, Vincenzo questo lo sa già, che Marco Bellocchio ha già vinto due Palme d'Oro a Cannes, e quindi è già un veterano di questo festival, e soprattutto questo festival, caro Vincenzo, si appresta poi a chiudere domani il suo palmarès, e la domanda è sempre la stessa: secondo te chi vincerà, a parte Bellocchio? Ci auguriamo che porti a casa un bel premio Bellocchio, perché questo ci fa piacere. Poi tanti film meritano di vincere. Io devo esprimere il mio preferito in assoluto, un piacere perché vincesse la Palma d'Oro sicuramente il film di Pedro Almodovar, che non l'ha mai vinta, però non l'ha mai vinta la Palma d'Oro, e che lo meriterebbe per un film coraggioso, Dolori e Gloria, dove c'è un Banderas davvero straordinario. Insomma, c'è tanto, abbiamo visto del bel cinema, gran bel cinema. Io per esempio ho amato anche molto i film di Tarantino, l'ho anche incontrato, è stato un personaggio veramente straordinario. In questo ha portato la sua fantasia, il suo gusto per la sorpresa cinematografica. C'era una volta Hollywood. C'era una volta Hollywood, ma anche il suo modo di rileggere la storia hollywoodiana con i suoi occhi, capovolgendola, facendola diventare paradossale. I geni devono fare questo. I geni devono saper raccontare con i loro occhi la realtà che abbiamo sotto gli occhi e non vediamo. Ci fu un signore che si chiamava Michelangelo che un giorno fece il giudizio universale. Ecco, fate conto che Tarantino ha fatto la stessa cosa con il cinema hollywoodiano, il giudizio universale di Hollywood. Bellissimo, è vero, bravo. Beh, Vincenzo, tu sei, oltre che essere un grande giornalista e hai firmato pezzi straordinari, sei un esperto di fumetti, un grande esperto di fumetti a livello nazionale, credo che sei fra i primi tre. E la cosa più importante è che tu stesso sei un disegnatore di fumetti. Ebbene, questo festival, adesso non c'entra niente il fumetto, ma c'entra i cartoni animati, perché per la prima volta ha presentato ben 4 opere come cartone animato, fra cui una italiana, tratta da un racconto di Buzzati.
È la prima volta che un festival così importante dà spazio a questo settore, considerato, lasciamolo dire, forse nei festival un po' di serie B? No, beh, il Festival di Cannes, dobbiamo dire la verità, che ha sempre aperto le a braccia aperte, ha accolto il fumetto. Abbiamo visto qui opere fondamentali anche di idea. Non dimentichiamoci mai che il Festival di Cannes, da qualche anno a questa parte, la vigilia del Festival di Cannes è sempre sottolineata da un film della Pixar o della Disney, e quest'anno è stato Angry Birds, per esempio. Comunque il cartone animato di Lorenzo Mattotti nasce fumettista, ma è un pittore che ha, come dire, un cuore artistico molto bello, che comunica con la pittura, con il fumetto, con la letteratura, che comunica con l'illustrazione, che è veramente un maestro, un genio, non a caso considerato dai francesi un mago. Ha fatto il manifesto del cinema di Cannes, voglio ricordare, e che adesso presenta, dopo 6 anni di lavoro, ha portato a termine un'opera gigantesca, che è un romanzo di Dino Buzzati, che è l'invasione degli orsi in Sicilia, la favolosa invasione degli orsi in Sicilia, che ha reso una maniera veramente pittorica e straordinaria. Ci auguriamo che questo film, questa sera, all'Anzetter Regard, la sezione in cui è stato presentato, possa portare a casa anche lui un riconoscimento. E questo ovviamente per il nostro cinema italiano. Veniamo un pochettino all'altro lato di questo festival, che tu hai seguito per 37 anni. È un festival che si occupa anche, così come dicono i giornali specializzati, di gossip e di glamour. Insomma, guardare la Montée des Marches, che è diventato uno spettacolo nello spettacolo, a guardare la festa dell'ANFAR, l'associazione benefica fondata da Elizabeth Taylor, che ieri sera ha tenuto il suo annuale pranzo o cena, che dir si voglia, per beneficenza, dove un posto a tavola costava più di 10.000 euro, e dove hanno raccolto parecchi soldini vendendo un po' di tutto. Insomma, mi sembra che sia un po' da accennare questo glamour. È a due facce questo festival. Ma insomma, la faccia sola, che è quella che conta, poi quella del cinema, dell'arte cinematografica. Il resto è tutto, come dicono i francesi, ratatouille che si mette di contorno alla pietanza più importante. Da sempre c'erano, famoso era Cannes per le sue starlette, facevano le foto sulle spiagge. Ricordiamoci che da lì è partita anche Brigitte Bardot. E ricordiamoci che questo festival è fatto di moda, è fatto di rotocalchi, è fatto di qualsiasi cosa. Io devo dire che a proposito dell'ANFAR trovo meritevole l'iniziativa di questa associazione, che coinvolge le star a fare questa grande serata di beneficenza, in cui ci sono vestiti luminescenti, però io preferirei che queste star cacciassero i soldi dal portafoglio senza farsi nemmeno vedere, e dandole direttamente all'associazione, a chi ne ha bisogno. Bravo. Perché questo esercizio di narcisismo benefico è sempre stato onesto. Speriamo che Vincenzo abbia ragione e che un premio comunque a bell'occhio vada. Al di là di tutto quanto questo e dei premi, naturalmente, resta l'esperienza fatta con questo festival veramente straordinario, ricco di film, di personaggi e soprattutto di storie. Tonino Pinto vi dà appuntamento domani per il Palmarès finale e vi saluta insieme con Vincenzo Bollica e con tutta la redazione del TG1 di cui siamo stati ospiti. Ciao ciao!